Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Pur Parlier. Oggi siamo qui per parlare un po' insieme di Metal Gear 5 e di lavare i piatti. Allora, mentre io lavo i piatti, cosa che faccio perché purtroppo non è che abbia tantissimo tempo, e quindi per evitare di non fare questo video, lo faccio mentre lavo le posate. Anche se sembra che magari, visto che mi taglia le mani, sembra che mi faccio una sega. Vabbè. Allora, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Dopo tante recensioni, dopo tanti trailer, dopo tanti gameplay, dopo tante persone che conosco con opinioni estremamente discordanti a riguardo, io mi sono fatto finalmente una mia opinione, soprattutto perché delle cose che vi ho appena citato non ho visto una sega. Cioè, me ne sono completamente sbattuto. Io ho affrontato Metal Gear 5 completamente vergine, puro. Nel senso, come alcuni di voi sapranno, non ho visto trailer, non ho visto gameplay, non ho letto recensioni, ho evitato qualsiasi spoiler come fossi uno sciatore che scende da un pendio. E ho cercato proprio di affrontarlo sapendo il meno possibile, perché secondo me è la maniera migliore per poter affrontare un videogioco, sapendo niente. Infatti, un sacco di gente mi ha detto: però con tutti i trailer che hanno fatto, praticamente hai visto già tutti i video del gioco. Io, non avendo visto praticamente nessun trailer, questa cosa non l'ho sentita. Io, infatti, quando so che un gioco mi piacerà, o probabilmente mi piacerà, io cerco di informarmi il meno possibile. Cerco di vedere meno video, non vedere gameplay. Io infatti vi Syndicate, se non fossi stato invitato ai vari eventi come il Fan Day o il Syndicate Tour, io avrei visto soltanto il trailer di annuncio, il trailer di lancio, e mi sarei limitato a vedere solo quello. Per dire, Uncharted 4, io ho visto solo il primo trailer, è un video dove facevano vedere quanto cazzo si muove bene l'erba quando lanci una granata, e basta, e non conto di vedere altro di Uncharted 4. Quindi, questa è la mia politica su come si affronta un videogioco che sta per uscire. Molti invece, questa politica, diciamo, non se la autoimpongono e quindi rischiano, come hanno fatto con Phantom Pain, di vedere praticamente tutto ancora prima che il gioco esca. Ora, procediamo con ordine. Il gameplay è una figata atomica, cioè, nel senso, credo sia uno dei giochi che meno rischia di annoiarti dal puro punto di vista del gameplay che abbia mai visto. Perché, per quanto sia praticamente, cioè, tu affronterai una missione sempre nella stessa maniera. Perché io, per dire, io giro sempre con equipaggiamento, fucile di precisione tranquillanti, fucile con silenziatore, tutto con silenziatore, fucile a gommini, pistola a tranquillanti e il braccio del Geuti che mi permette di attirare la gente. Io prendo, uso sempre lo stesso equipaggiamento, affronto sempre una missione nella stessa maniera, ovvero mi porto dietro di GOG, marco tutti, silenzio tutti a distanza, mi avvicino, prendo quelli che mi sono mancati, fultono il mondo e finita. Quindi, per quanto io però affronti sempre una missione nella stessa maniera, nella stessa impostazione, cambia ogni volta chi mi devo trovare di fronte, che armi hanno, c'è un elicottero, carri armati, qual è il mio obiettivo? Devo salvare qualcuno, devo uccidere qualcuno, devo fultonare qualcuno? Ti prego, dimmi che devo fultonare qualcuno perché mi diverto come un coglione a farlo. Anche se ormai non ho più nemmeno il fulton, ma ho il... apro un cazzo di varco dimensionale sopra la loro testa. Insomma, accostando al gameplay che è estremamente fluido, cioè da Metal Gear Solid 3 col CQC hanno reso finalmente il CQC utilizzabile, intuitivo, figo, i movimenti, l'appoggiarsi, la relazione con lo spazio, un sacco di cose hanno migliorato, le spalle, tutta roba fighissima. Ma a questo pure semplice appunto gameplay, proprio 101, hanno riportato la componente della Mother Base di Peace Walker, che rende il tutto molto più stimolante. Perché Minecraft piace? A parte perché è una sega, come dice Marco Merino. No, perché costruisci qualcosa, e il costruire qualcosa è una delle cose che più garba l'essere umano. Cioè, più io posso, tramite i miei sforzi, costruire qualcosa di grosso, di figo, roba del genere, più mi sento appagato.
vedi tutte le concezioni di gioco online. Se vedi in World of Warcraft, tu più giochi, più hai equipaggiamento raro, difficile da trovare e roba del genere. In Destiny pure, anche in Lineage. In Lineage devi ammazzarti come un coglione per recuperare gli oggetti, per creare gli equipaggiamenti più rari, roba del genere. In Phantom Pain è stessa cosa, tu devi giocare come un pazzo, andare sulle mother base avversarie per recuperare i membri più forti che tu puoi avere nel tuo equipaggio. Con i membri più forti tu puoi sviluppare nuove armi, nuovi oggetti, puoi affrontare missioni esterne più impegnative e roba del genere. Tutto questo va a unirsi in un... c'è sempre qualcosa da fare. Io ho fatto più di 100 ore al momento e ho ancora una quarantina di missioni opzionali da fare e un sacco di missioni esterne. Missioni esterne sono quelle che fai fare al tuo equipaggio, che non puoi fare tu in prima persona. Senza contare tutte le infiltrazioni delle mother base avversarie, e non ho ancora cominciato l'online. Questo proprio per farvi capire quanto è grosso Metal Gear Phantom Pain dal punto di vista puro e solo del gameplay. Da quel punto di vista è gigantesco. Non solo non annoia da quel punto di vista, ma è veramente longevo. Se ci si lamentava della brevità di Ground Zeroes, adesso non si può proprio, perché è più lungo di Dragon Age Inquisition, e Dragon Age Inquisition è bello lunghetto. È più lungo di The Witcher, e anche The Witcher è bello lunghetto, a quanto ho capito. Cioè, è veramente titanico. Ok, dopo esserci fatti le seghe sul gameplay, che non credo abbia difetti, non ho mai beccato un bug, mai beccato un glitch. Anzi, l'unico bug che ho trovato è un punto di recupero di Pequod dell'elicottero non raggiungibile. Cioè, è fuori dalla mappa. Ma è l'unico. Io altri bug non ne ho trovati. Anzi, il secondo bug è che ho del personale, ho tipo 6-7 stronzi, in missione esterna che però non tornano più. Che, vabbè, sono dei deficienti di grado C, quindi non me ne frega un cazzo. Però finché non tornano non li posso licenziare. Su 100 ore di gioco, due bug. Due. Più che accettabile. Quindi la Konami e Kojima hanno presentato un gioco, diciamo, confezionato perfettamente da questo punto di vista. Poi la companion app, cioè tu ti puoi prendere a vedere la mappa, la hydroid sul cellulare, così sei più ordinato, hai sempre sott'occhio la mappa, è figo. Cioè, tante piccole cose. Ora parliamo però, diciamo, del punto pseudo debole del gioco, che è la trama. Io ho avuto modo di parlarne con Sabaku no Maiku un po' di questa roba. Lui era delusissimo, era incazzato come una iena. Io personalmente mi ritengo pseudo soddisfatto. Perché? Perché per quanto il gioco tende ad allungare il brodo, le missioni principali sono 50. Di queste 50, una dozzina tu le hai già fatte, perché il gioco è diviso in due capitoli, in due episodi. Nel secondo capitolo tu ti ritrovi a rifare alcune missioni del primo capitolo, però a difficoltà diverse, nel senso, in una non ti devi fare scoprire mai se non c'è game over, in un'altra tutte le missioni sono SOP, cioè nel senso le devi recuperare sul campo, quindi parti senza equipaggiamento. Altre sono estreme, quindi non c'è la modalità riflesso e sei molto più debole e cose così. Quindi appunto il rifare determinate missioni allunga un po' il brodo. E di tutte queste missioni, delle 50, appunto una dozzina tu le hai rifatte, e di quelle veramente principali saranno, non so, un'altra quindicina o ventina che sono indispensabili per la trama, forse un pochino di più. Trama che all'inizio l'ho percepita un po' freddina, cioè Metal Gear Phantom Pain è un po' freddo all'inizio, non c'è quella potenza emozionale che a cui Kojima ci ha abituato in tutti gli altri Metal Gear. Perché se Metal Gear, prendiamo ad esempio 4, era un film, Metal Gear Phantom Pain sembra più una serie TV. Infatti, ogni missione inizia con i titoli di testa e finisce con i titoli di coda. Proprio perché, non so, Kojima voleva dargli quest'aura da serie TV.
Cos'altro? Il che ci ha portato anche ovviamente alla fine del primo capitolo a farci avere un trailer del secondo capitolo che trovo abbastanza stupido perché è una cosa che io andrò a giocare, non è una cosa che uscirà tra un anno. Quindi perché mi spoileri già che io... Ah sì, ecco ragazzi, da questo momento in poi sarà spoiler a go-go. Quindi a meno che non ve ne frega un cazzo. Avete già giocato Phantom Pain o non temete gli spoiler, non continuate il video. Cioè se non è, non continuatelo, perché sapete che ci saranno spoiler. Tipo appunto, durante il trailer non mi fare vedere che c'è già Paz. Cazzo, la troverò. Non farmela vedere. Come un sacco di altre cose, vabbè. Comunque, dicevo, un po' freddino questo gioco. Perché per dire all'inizio tu usi Big Boss e rincontri Ocelot. Ocelot che tu non vedevi da più di 10 anni. Perché l'ultima volta che si sono incontrati in gioco, diciamo, è stato dopo Metal Gear Solid 3, durante subito prima del progetto Les Enfants Terribles. Quindi erano 14 anni che non si incontravano Ocelot e Big Boss. Cioè, io mi aspettavo un po' di fanservice da questo punto di vista. Cioè, del tipo, cazzo, non si vedevano da un sacco. Che cosa si diranno? Un cazzo si dicono. Niente. E all'inizio quindi l'ho percepito un po' strano. Ho detto, boh, capisco che magari essendo il primo gioco next gen di Metal Gear da Metal Gear 4, quindi si parla di quasi 10 anni dall'ultimo Metal Gear, che magari tu vuoi riuscire dall'ultimo Metal Gear capitolare, perché in realtà c'è stato Peace Walker di mezzo. Capisco che tu vuoi permettere ai nuovi giocatori che non hanno giocato la saga di starci più vicino, cioè di poterla piano piano fare propria. Però insomma, accontenta i fan di vecchia saga. Cosa che poi però durante il gioco ho visto, perché ci sono tantissimi richiami ai vari Metal Gear. Cioè già soltanto quando c'è Ocelot che spiega ai soldati della Mother Base come dovrebbero sparare, è tutta una citazione a Metal Gear 3 quella scena, è bellissima. Poi cos'altro? Questa freddetudine, questa freddezza, piano piano tende a scomparire, ma la percepisci un po' sempre. Però poi diventa giustificata, cioè tu quando finisci il gioco capisci il perché, ma ci arriveremo dopo. I personaggi, vabbè, Big Boss, più o meno. E Ocelot fa tantissimo piacere rivederlo, è figo, si vede, cioè è proprio un bel ponte di collegamento questo Ocelot di Phantom Pain tra l'Ocelot che abbiamo conosciuto in Metal Gear 3 e l'Ocelot che tutti conoscono di Metal Gear Solid 1 e 2. E questo è un ottimo punto di collegamento, spiega molto bene per che cosa ha spinto Ocelot a combattere insieme a Liquid, a Solidus e robe del genere. Kaz è incazzato come una iena e Kaz, Liquid, no, Liquid, Kaz, Ocelot e Big Boss è palesemente un triangolo amoroso un po' gay ed è bellissimo, cioè nel senso, palesemente è Kaz che ha totale ammirazione per The Boss e vorrebbe essere il suo best buddy, però Ocelot lo consiglia meglio e quindi Big Boss tende ad ascoltare di più Ocelot e quindi Kaz è super geloso. E invece se vi fate un giro su Tumblr, cioè tipo Chiara mi ha fatto vedere un sacco di video e fan art su questa cosa e fa scassare da ridere. Metal Gear. Vabbè, poi c'è Quiet, grande nuovo PG di questo gioco e vi dirò. Nonostante sia palesemente iper fanservice a caso, è interessante. È interessante per un concetto che spiegherò più avanti. Ed è una spalla niente male. Come spalla intendo proprio a livello di gameplay, anche se la migliore è Eddie Dog. Eddie Dog, che è il cagnolino che tu recuperi, diventa il tuo lupo da compagnia, roba del genere. Che è fighissimo perché finalmente in un cazzo di gioco c'è un companion che è sia utile e sia ti ci affezioni. Non è come Ashley, che di Resident Evil 4 che le spareresti in bocca, o come cazzo si chiama, Shiva, comunque la compagna di Resident Evil 5 che non fa un cazzo, oppure quali altri companion mi vengono in mente che ti accompagnano, ah tipo, cosa,
Ellie di Last of Us, che lei può permettersi di girare sgambettando per aria e nessuno lo nota, tu colpisci per sbaglio un ramo e minchia, la gente comincia a correrti addosso. No, di D-Dog è utile incredibilmente un sacco e ti ci affezioni. Io ogni volta che sento lui che guaisce perché si è fatto male mi preoccupo e mi incazzo come una iena e sparo in faccia a tutti. Come cazzo avete usato colpire il mio cane? E anche per Quiet un pochino questo concetto c'è, soltanto che Quiet non ti sta al fianco. Quiet gira, si fa i cazzi suoi, poi sta in pose zozze, ma essendo lontano non la vedi. Però è utile anche lei. Di Dog soprattutto, poi lei, il D-Walker non l'ho usato un granché, perché ho sempre paura che mi notino. Quindi, comunque, poi c'è il grande ritorno di Yui Emmerich, il padre di Otacon, che sta un po' sul cazzo, ha preso un po' al cazzo, come dice Conkas. Ma vabbè, cioè, diciamo sono contento di come sono andate le cose, povera dottoressa Strangelove, non si meritava con le cose come è finita. Bella l'idea di Paz, il suo ritorno, non si capisce se è vera o no, roba del genere. È carino, cioè, Kojima gioca un sacco con la regia in sto gioco. Cioè, tramite pura e semplice regia, ti nasconde fatti che in realtà se tu fossi veramente lì, vedresti. Ed è molto figo. Prima con Paz, poi col finale del gioco, ti fa vedere un sacco di cose che tu, diciamo, potresti aver visto, ma per sua scelta non le hai viste. Perché non le ha inquadrate in quel momento. Figo. Skullface è un nemico. Sembra il Lone Ranger un po' morto. Particolare. Diciamo che non è facile affezionarsi a Skullface. Più che altro perché è un nuovo nemico a cui tu ti devi affezionare e che cerca di inserirsi in un contesto già così ampio come la trama di Metal Gear. E che mai era stato citato prima. Quindi, diciamo, fa fatica a inserirsi bene come un nemico, perché se nel primo era Liquid, nel secondo era Solidus e nel terzo era Volgin, tre giochi differenti, con tre timeline differenti, con tre protagonisti differenti, lo accetti. E c'è sempre Ocelot in tutti e tre. Nel 4 è sempre Liquid Ocelot. In Phantom Pain, invece, c'è questo nuovo nemico che però tu sei consapevole di vita, morte, miracoli praticamente della trama e nessuno l'ha mai citato. Quindi è un po' strano affrontare un personaggio che è così legato alle trame generali ma che tu non conosci. Però, insomma, è figo, riesce a collegarsi bene tutti i vari personaggi. E la cosa più bella è che si torna sempre lì, cioè Kojima sono sempre X le trame che lui cerca di far mettere dentro a un Metal Gear, che sono il protagonista preso per il culo che sa quasi un cazzo rispetto a quello che dovrebbe veramente sapere, un team avversario da sconfiggere, lotta con i robottoni, poi questione del unire il mondo tramite o contro la guerra, cioè nel senso unificare i popoli. E la questione del controllo, cioè tipo gli illuminati, nel senso c'è qualcosa che nessuno conosce ma che in realtà tira le trame di tutto. Se vedete, in ogni Metal Gear queste tematiche sono sempre presenti. Nel primo c'era il Metal Gear Rex, Solid che non sapeva una sega dei Patriots e robe del genere, o di essere figlio di Big Boss. Liquid e la squadra Foxhound. Poi c'è l'attacco nucleare con cui minaccia Liquid perché vuole fare bla 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 bla. Nel 2 idem è praticamente tutto uguale, soltanto che c'è in aggiunta è molto più vista la questione dei Patriots, sempre la questione di come riuscire a unificare il popolo tramite l'Arsenal Gear e GW che vogliono controllare il flusso di informazioni e annullare la guerra. Metal Gear 3, stessa cosa, i filosofi, il fatto che The Boss voleva un mondo in pace e da The Boss parte tutto quanto il concetto di un poltergeist. The Boss parte il concetto, cioè The Boss è la causa scatenante di tutto, perché Major Zero, Big Boss e adesso anche Skullface fanno tutto in funzione di il messaggio che voleva trasmettere The Boss.
insomma, tutto quanto è gestito bene. Scarface, se Major Zero ha l'idea del controllo e Big Boss l'idea del creiamo un nemico comune, Scarface vuole creare un'altra idea per creare pace e unificare i popoli. E la sua idea è dividerli tutti. E per quanto all'inizio non ti sia molto chiaro, lo affronti appunto, come dicevo prima, in maniera un po' fredda, poi piano piano dici, minchia che figo, perché tante cose, cioè nel senso, Kojima ha trovato un nuovo modo, c'è cioè una strada nuova da raccontare, un qualcosa di nuovo da raccontare, che rimanga sempre canonico all'interno, diciamo, delle tematiche di Metal Gear, ma che non sia già visto, già tutto quanto. E Sahalanthropus invece, alcuni potrebbero dire, ma minchia, sembra molto più avanzato del Metal Gear Rex. Può darsi. Mi aspettavo in effetti un qualcosa tipo Yui che diceva no, perché in realtà la posizione eretta non serve un cazzo a livello di battaglia, è soltanto scomoda e inutile al combattimento, quindi bisognerebbe più tornare verso così che tutto sia giustificato. E in effetti un po' te lo trasmette, più che altro il Sahalanthropus viene rubato, Yui America non ci lavora più, quindi beh, non si sa. Purtroppo, come dicevamo con Sabaku, questo è un gioco tronco. Nel senso, ci sono tante cose che Kojima avrebbe voluto raccontare, ma che la Konami non gli ha dato il tempo e i soldi per raccontarle. Partiamo dal presupposto che questo è un gioco che non è costato poco, eh? È uno dei giochi più costosi di sempre. Però Kojima, appunto, su 50 missioni che ha messo, ne avrebbe volute mettere molte di più e raccontare una trama molto più ampia. E la 51esima missione, per dire, non è nemmeno una missione, è un video che tu ti vedi se hai il DVD bonus o se c'è su YouTube. Quindi purtroppo, da questo punto di vista, la trama è tronca. Cioè, la trama all'interno di Metal Gear 5 The Phantom Pain è finita. Tutto quello che inizia viene finito, tranne appunto la questione di Liquid che viene raccontato nel DVD bonus. Però manca qualcosa, mancano dei punti di collegamento, mancano delle cosine. Molto è stato cercato di sistemare con le musicassette, che trovo un'idea geniale a mio avviso, perché le comunicazioni codec o le skippavi o ti sorbivi i pipponi. Invece le musicassette tu te le senti quando cazzo vuoi, in qualsiasi momento, roba del genere. Quindi quello è figo, perché ti permette di decidere tu il tempo in cui tu ti senti le tracce. Ma sto divagando, credo. Comunque, Sabaku, appunto, era molto deluso da questo punto di vista, eppure, però, al contrario suo, io accetto questi problemi, perché preferisco avere un Metal Gear fatto e finito, come questo, in cui il gameplay cioè, non ha sbavature dal punto di vista del gameplay, semplicemente la trama non va così avanti come avevano programmato. Ma non è un gioco non completo, come Unity al lancio. Il gioco è completo, è finito. E preferisco accettarlo così com'è piuttosto che farmi il sangue acido e pensare che cosa sarebbe potuto essere perché non lo sarà mai. Non lo sarà mai perché Konami ha cacciato Kojima, perché i diritti di Metal Gear li detiene lei e cose così. Adesso la Konami ha tre possibilità. La prima, riprendere le trame che non ha avuto il tempo Kojima di raccontare in Phantom Pain e, mantenendo praticamente lo stesso gioco, riraccontarle, facendo uscire un nuovo gioco, dei DLC o roba del genere. Oppure, iniziare a fare remake come se non ci fosse un domani. Quindi prendere Metal Gear 1, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid 1 e rifarli con la grafica di The Phantom Pain e tutto quanto e alzare soldi come se non ci fosse un domani. 3. La terza possibilità è che cominciano a fare giochi a caso, a tema Metal Gear. La prima e la seconda sarebbero poco probabili, ma molto apprezzabili. La terza è la più probabile, quella che farà più cagare. Che voto daresti a questo Metal Gear? Come gioco? Come gioco credo potrebbe tranquillamente aspirare al gioco dell'anno. È perfetto dal punto di vista del gameplay, un ottimo gioco, caga in faccia tantissimi altri videogiochi degli ultimi anni. Perché Kojima non delude. Come Metal Gear non saprei. Non saprei veramente come piazzarlo, come l'ho percepito, però perché forse non è finito, non so come affrontarlo, perché cazzo Metal Gear 4 era veramente un'esperienza, era praticamente un film lunghissimo. Metal Gear Phantom Pain invece
lascia meno spazio a tutti quegli approfondimenti video e roba del genere, a tutta quella trama. E rallentando un po' più il ritmo, quindi se Metal Gear era tanto immersivo, Metal Gear Phantom Pain ti permette di esserlo, però ha più lunghe riprese, perché alla lunga rischia di farti perdere i fili della trama, purtroppo. Kiefer Sutherland ha fatto un buon lavoro, visivamente convincente, in alcuni momenti mi è piaciuto, ma di per sé, durante tutto il gioco, l'ho percepito un po' piatto, nel senso. A confronto con Ocelot, con Skullface, con Kaz, che avevano una proprietà vocale non indifferente, erano molto carismatici solo usando la voce, Kiefer mi passa un po' in secondo piano. Già Big Boss in questo gioco non parla un granché, che all'inizio può sembrare strano, ma diciamo è motivato da sceneggiatura. Però già parli poco, se in più quando parli è molto sottotono, Però appunto, come dicevo, motivato la sceneggiatura, qua c'è il major spoiler, vi avverto, perché in realtà questo Big Boss non è Big Boss, ma è alla fine di Ground Zeroes esplode il cazzo di elicottero su cui siamo a bordo. E a bordo sull'elicottero c'è anche il medico che ha tolto le bombe a Paz. E il Big Boss che noi usiamo qui non è Big Boss, non è Jack, non è Naked Snake, ma quel dato medico. Che tramite un piano di Major Zero gli hanno fatto una plastica facciale, gli hanno impiantato in qualche modo i ricordi di Big Boss e gli hanno fatto credere di essere Big Boss. Quindi ci sta che ci sia un cambio di doppiatore, che sia un po' meno carismatico, sia un po' più freddo nei confronti delle persone che ha conosciuto per anni. Perché è come quando ti svegli e non sai, e il sogno che tu hai appena fatto non sai se è vero o se era solo un sogno, quindi rimane un po' spiazzato, vai piano, cioè tu. È figo, l'ha comunicato bene metatestualmente questa cosa Kojima. E il bello è che poi ti fa rivivere la prima missione, quella nell'ospedale, dal punto di vista corretto, cioè diciamo come se i tuoi ricordi non fossero corrotti. E ti fa vedere anche il punto di vista di Big Boss, che all'inizio in realtà è Ishmael, cioè il ragazzo pieno di bende e tutto quanto, è Naked Snake che ti conduce fuori, perché il piano prevedeva che Big Boss desse una mano a questo falso Big Boss, al suo fantasma, di portarlo fuori e tutto quanto. E qui c'è il più grande errore, non impossibilità a fare le cose a capolavoro, ma errore secondo me di Kojima. Mi dici che questo Big Boss è sbagliato? Porca puttana, allora è il vero Big Boss, quello che alla fine nella missione La verità del tutto quanto dell'ospedale, il vero Big Boss, fallo doppiare a David Hayter. Che figata non sarebbe? Non sarebbe, non tornerebbe tutto. Il cambio di doppiatore, tutto quanto, sarebbe fighissimo. Perché non l'hai fatto? Perché non mi hai richiamato David Hayter? Non gioco Kojima quando fai così. Quindi il finale è proprio wow! È tutto un cazzo di viaggione. Però capisco quando Sabaku mi dice, però mi incazzo perché non è tutto lì. Io sono personalmente soddisfatto. E mi sforzo anche di esserlo perché è un bel gioco. È un bel gioco e non mi sono fatto fregare dalle aspettative di trailer che non ho visto. Perché secondo me è quello che ha fottuto tantissimi. Cioè, guardando i trailer hanno visto tutto, e come Sabaku diceva, anche di più di quello che in effetti ci sarebbe stato nel gioco. E quindi tu ovviamente guardi dei trailer e ti aspetti di vedere un 10% di quello che andrai a vedere. Invece in Phantom Pain tu guardando i trailer guardi il 100% quasi. Io, non avendo visto i trailer, mi ritengo soddisfatto. Come anche Ground Zeroes tutti gli hanno sputato in bocca, a me è piaciuto. E sì, parla un po' il fanboy, però parla anche, cioè parlo anche da un punto di vista molto razionale e forse meno accorato rispetto a Sabaku, perché Sabaku ci teneva tanto, perché sapeva cosa sarebbe potuto andare incontro, e anch'io. Ma al contrario suo mi sono fatto prendere
meno dalle emozioni, perché le emozioni sarebbero soltanto odio e ripudio per la Konami, cosa che già c'è. Solo che non so che purtroppo, per come si sono andati gli eventi, non era fattibile in maniera diversa. Non si poteva fare diversamente. Quindi preferisco prendermi questo gioco che, per fare un paragone, sarebbe una bellissima macchina da fuori, ma con degli interni un po' scarni, piuttosto che una macchina segata a metà, come nei film tipo Benny Hill o Mr. Bean. Una bellissima macchina, ma segata a metà. Preferisco la prima, perché comunque, cioè, ho il 100% da una parte, gameplay, gioco e tutto quanto, e 50% dal punto di vista della storia, e preferisco avere così piuttosto che un 60-60, quindi un gioco incompleto, quasi rotto, con una trama un po' più avanzata. Per quanto la trama conti davvero tanto, se ho come l'impressione che se avesse narrato anche soltanto qualcosina di più, e non tutto, ma qualcosina di più, ci avrebbe lasciato l'amaro in bocca. Perché dico, cazzo, mi hai dato gli incipit per una trama che poi non finisci di raccontare. Invece così, bene o male, le trame che apre le chiude. Poi ci sono mille sottotrame della lore di Metal Gear che ti lascia ancora un pochino in dubbio. Però, diciamo, la trama iniziata in questo Phantom Pain l'ha finita. Quindi io sono soddisfatto del gioco. Capisco le critiche, capisco i problemi, tutto quanto, ma a me è piaciuto. Non so come classificarlo in quanto Metal Gear, però ci sta, è figo. E che dire, ci sono tantissime cose su questo Metal Gear e sulla saga di Metal Gear in generale di cui vorrei parlare, ma che adesso sono talmente tanto concentrato a lavare sta pentola enorme che non mi vengono in mente. E che dire, su cosa posso concentrarmi? Boh, sul fatto che trovi Kojima, sempre figo, sempre un piacere, maestro. Che spero che Kojima, adesso che firma il contratto con Sony, riesca a riottenere i diritti per Metal Gear, anche perché magari se Sony non è stupida, annusa quanto cazzo di successo ha fatto Phantom Pain, lo acquista i diritti di Metal Gear e lo rende esclusiva Sony come ai vecchi tempi, e allora minchia, cioè non è così improbabile. È come dicevano in Finalmente Weekend, è come un cane che suona il pianoforte, non impossibile ma molto 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 improbabile. Sony, se vuole fare una cosa intelligente, cosa che già ha fatto assumendo Kojima, quasi assumendo Kojima, perché ancora non è definito, deve andare da Konami, offrirgli un bel po' di soldi, riprendere i diritti di Metal Gear e darli in mano al signor Kojima. Che è un rischio, perché la saga di Metal Gear è un po' come la saga di GTA. Esce un capitolo ogni morte di Papa, ma quando esce tanta roba. Soltanto che la differenza è che GTA lo comprano tutti, Metal Gear non si sa. E l'altra differenza è che, appunto, GTA comprandolo tutti puoi andare incontro a determinate spese, con Metal Gear che comunque, per quanto sia un capolavoro e la migliore saga videoludica a mio avviso di tutti i tempi, non fattura quanto un GTA, e quindi le spese che richiede Kojima, insomma, ti fai un po' più di remore ad affrontarle. Quindi boh, adesso Konami cosa farà? Giochi di merda? Probabilmente sì. Mi riprenderei in mano Zone of the Enders senza avere Kojima a capo? Se lo fa, non comprerò un cazzo, perché, cioè, sono tante le figure di spicco del mondo videoludico, ma Kojima è quella sulla, cioè, insieme a Shigeru Miyamoto o, appunto, cazzo ne so, Shinji Mikami o Hideki Kamiya, insomma, figure di spicco nell'ambito videoludico, Kojima è in cima a tutti, cioè tutti sanno chi è Kojima, perché è riuscito a creare qualcosa che non deludesse praticamente mai le aspettative. Magari sul momento la gente dice che cazzo è, poi però sul lungo termine la gente si ricrede. Mi ricordo una volta con Gianluca Raiden dei Player Inside, che all'inizio lui era molto scontento di Ground Zeroes. Dicevo, ma è inaccettabile, perché minchia, paghi 40 euro e giochi 20 minuti. Poi io gli ho spiegato le mie opinioni al riguardo, perché comunque
Phantom Pain, appunto, cioè un Metal Gear non costa poco perché Konami le avrà messe le strette, perché ci sono tantissime questioni, ma comunque Ground Zeroes è uno splendido antipasto. Potete dire quello che volete su quanto duri, ma a livello di gioco è fighissimo. Ok, l'IA è un po' mezza ritardata, cose che poi hanno sistemato in Phantom Pain perché sono molto più stronzi. Però di per sé il resto è un ottimo preludio vero e proprio a quello che sarà The Phantom Pain. Col tempo appunto si è ricreduto Gianluca, mi ha detto: sai, ci ho pensato molto a lungo sopra, ci ho riflettuto e hai ragione, a posteriori tanta roba. E quindi boh, adesso io continuerò a giocarlo, finirò tutte le missioni opzionali, sbloccherò lo sbloccabile, anche se credo di aver sbloccato già quasi tutto quello che mi interessa. Forse l'unica cosa che mi interessa ancora è il costume di Raiden, però lo sblocco facendo tutte le missioni a grado S. Sbatta, non so se ho voglia. Poi proverò l'online, anche se io non sono molto tipo da online. E vedremo. Voi avete giocato Metal Gear? È il vostro primo Metal Gear o avete già giocato gli altri? Come vi siete trovati col gameplay, con l'interfaccia, con la storia? Come lo avete percepito? Se secondo voi è bello e brutto, è un capolavoro o è mediocre? Ditemi appunto le vostre impressioni su questo Metal Gear, perché mi sa che prima di un bel po' non ne vedremo altri. Detto questo, io so di non aver fatto pur parria per un bel po', però dai, questo è abbastanza lunghino ed era dovuto, cioè dovevo farlo. Ci vediamo presto. Io vi chiedo se avete voglia di seguirmi appunto su Instagram, su Facebook, trovate link in descrizione. Cos'altro? Mi dispiace se non facciamo live su Twitch da un bel po', però siamo stati parecchio impegnati nell'ultimo periodo. Però se volete appunto, come sto lavando i piatti qua adesso, volendo potete seguirmi su Periscope o su Twitter, e da lì mi seguite direttamente su Periscope, perché in genere quando ho tempo, in genere quando lavo i piatti, mi metto a fare delle brevi live di Periscope che durano 20 minuti, mezz'oretta. Così comunque da poter stare con voi. Va bene, io ho finito di lavare i piatti e detto questo ci vediamo al prossimo Purple Yeah. O al prossimo video a caso che mi passerà la testa di caricare questo canale, perché tanto è un contenitore di cazzate, come ho caricato fischiettando l'ora esatta e le vecchie live, chissà che cazzo ci caricherò. A presto!